Questa è appunto la sede della fondazione che si chiama Fondazione Nuovo Teatro Comunale di Bolzano ed è una fondazione costituita nel 2000, quindi non di grande anzianità. In Alto Adige costituisce un esperimento anche istituzionale molto interessante perché questo è forse il tavolo più recente e anche più significativo sotto il profilo dell'immagine e dell'identità di questa terra, dove si incontrano le diverse culture e i rappresentanti, quindi sotto tutti gli aspetti dei gruppi linguistici, ma anche dove si incontrano comune e provincia che appunto insieme hanno fondato questa fondazione e partecipano con i loro rappresentanti al consiglio di amministrazione. Il fatto di non avere dietro di sé un grande bagaglio in termini di anni di attività ha consentito di organizzarsi in senso molto agile e con una struttura leggera che sapesse fare da network con le istituzioni che sono rappresentate, alcune delle quali invece hanno i loro anni alle spalle e quindi anche la tradizione che comunque serve nel fare cultura, nell'organizzare spettacoli. La Fondazione è responsabile della manutenzione tecnica delle due strutture, che sarebbero il nuovo teatro comunale e l'auditorium in via Dante, in più anche naturalmente il servizio tecnico per quanto riguarda gli spettacoli. Abbiamo qua in casa i nostri macchinisti e i nostri elettricisti che seguono tutte le cose tecniche per quanto riguarda il palco, eccetera, eccetera. Abbiamo naturalmente anche il personale della cassa, perché siamo anche responsabili del personale e della gestione del servizio cassa, naturalmente anche della pulizia della casa, della manutenzione, l'ho già detto, insomma la gestione di queste due strutture che devono essere mantenute e anche gestite amministrativamente. Uno spazio che è attrezzato tecnicamente, di solito le compagnie quando arrivano qua sono molto molto contente dell'attrezzatura e dei meccanismi che ci sono, è un palco veramente all'altezza dei tempi. Questa è la console dei tiri motorizzati, da qui è possibile governare i tiri in maniera individuale. E potremmo prendere ad esempio, verifichiamo se il numero 7 è libero prima, eccolo qui. A questo punto con una semplice manovra riusciamo a fare in modo che i due tiri si muovano contemporaneamente, come si può vedere adesso.
lavoro per la fondazione. La fondazione che gestisce questa struttura è che faccio parte di una squadra di tecnici, la squadra dei macchinisti, e abbiamo un'altra squadra che è di tecnici elettricisti, impropriamente detti. In realtà sono tecnici addetti all'illuminazione scenica. Come tecnico della struttura fornisco le attrezzature, la tecnica, la struttura alle compagnie che sono nostre ospiti, le quali ci richiedono determinati elementi, determinate tecniche, e noi gliele forniamo in relazione alle possibilità di questo teatro. Solitamente chiedono un 20% delle possibilità di questo teatro, che è molto all'avanguardia, insomma. Come dicevo, qui è nata la prima stagione d'opera dopo tanti anni in città, e l'opera è una delle missioni fondamentali di questa fondazione. Insieme alla danza, qui si sono ospitate le ultime edizioni del Festival Bolzano Danza, e insieme alla musica, ovviamente, con l'auditorium, che è dedicato principalmente alla residenza dell'orchestra Haydn, ma anche a manifestazioni musicali, in parte anche legate agli aspetti più contemporanei del fare musica. E certamente avere all'interno di una stessa casa diversi inquilini e avere due organizzazioni teatrali che si occupano di teatro di parola in diverse lingue, è anche questa una connotazione del tutto originale che questa casa, che questa fondazione ha rispetto ad altri teatri. E anche per la nostra terra, per la nostra autonomia, il fatto di aver messo nella stessa casa un teatro con più di 50 anni di tradizione come il Teatro Stabile di Lingua Italiana, è un teatro più recente ma comunque molto radicato e diffuso nel mondo di lingua tedesca come VBB, è certamente uno stimolo all'incontro, ed è un incontro che effettivamente avviene. Ormai il pubblico è trasversale e frequenta spettacoli senza uno steccato linguistico così forte come in passato, e le stesse istituzioni, abituate a sedersi quotidianamente e unirsi anche in questo consiglio di amministrazione, hanno trovato delle formule di dialogo molto intense e di collaborazione, fino ad arrivare alla recente produzione insieme di uno spettacolo. Il nuovo teatro comunale è sicuramente riuscito ad entrare nell'anima della gente di Bolzano e è diventato il teatro dei bolzanini, il teatro di Bolzano, che forse 5 anni fa nessuno osava di sperare che si raggiungesse in così breve tempo questa meta. Bolzano ha avuto con questa fondazione, con questo teatro e con l'auditorium lo spazio per una stagione d'opera lirica che mancava. Si tratta certamente di una sfida importantissima, il lavoro di raggiungere un nuovo pubblico per delle forme di cultura così importanti nella storia dei nostri paesi, sia dell'Italia che dell'Austria, che nella nostra cultura, è certamente davvero una sfida anche emozionante, e è molto incoraggiante sapere che questa casa e queste case sono spesso esaurite, e quindi il lavoro fatto con le giovani generazioni, con i cosiddetti non pubblici, per far conoscere questa parte così importante del nostro patrimonio culturale, che è stato un lavoro molto intenso, però ha dato i suoi frutti. Naturalmente abbiamo ancora molta strada da fare, dobbiamo più che altro far conoscere il teatro anche fuori provincia, fuori Bolzano. Dobbiamo farlo conoscere anche all'estero, perché credo che ormai abbiamo anche raggiunto un livello di qualità che si possa far vedere anche oltre le frontiere. Dobbiamo cercare di aprirci, di diventare un teatro tra le frontiere che comunica con il mondo, con l'Europa.
teatro deve creare emozioni, deve creare degli ambienti, dell'atmosfera, un'atmosfera che trasporti queste emozioni. La gente quando esce da questo teatro deve avere la sensazione di aver vissuto un pezzo della loro vita che non vorrebbero dimenticare. Quando dopo uno spettacolo succede questo, lo spettacolo ha già vinto. Questa struttura qua mi auguro che succeda molto molto spesso che questo avvenga, che la gente si ricordi del posto proprio per l'emozione che gli ricorda questo posto.